prima media. La professoressa di lettere ci ha assegnato di fare la cronaca, di raccontare, cioè per iscritto, gli avvenimenti e le curiosità che caratterizzano la vita delle nostre famiglie in occasione delle vacanze, quando esse si riuniscono per festeggiare il Santo Natale. Ho così iniziato. Come ogni anno, le mie vacanze di Natale le trascorro insieme ai miei parenti di Casalbordino, il paese dove è nato mio padre e dove abitano i miei nonni. La mia famiglia vive a Modena ed è composta da me, figlia unica, da mio padre che fa il sindacalista e dalla mamma che non fa niente, ma si interessa di shopping, party e yoga. Nella casa paterna ci seguono tutti gli zii. Zia Jessica, sorella di mio padre, che è impiegata alle Poste di Vasto, soffre di colite spastica, cronica, con diarrea nervosa, per colpa, dice lei, della direttrice e del marito Gio Domenico. Ci sarà Gio Luca, fratello minore di papà, insegnante di musica in una scuola media dell'Aquila e maestro di ballo. Così pure ci saranno zia Emilia, la più giovane, sorella di papà, maestrina, sempre piagnucolante perché non riesce ancora a rimanere incinta, e il marito Giopatroclo di Roma. E naturalmente ci saranno i carissimi e pareggiabili nonni. Lei, nonna Nina, delicata, dolcissima, dalle mani e dal cuore d'oro. Lui, nonno Carlo, vecchio militare, autoritario, fiero, pieno di sé. Burbero, ma in fondo buono e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Ma è sempre le quattro. La
da conto. Che problemi di dire? Poca scalumò, poca scamatin di stecchia. Devo scalci perché tengo i problemi. Non ci vai che la fa, è il pantalone che non fai le corna, ma non ciò, ti conto il tasso da lei. Tutta la buttiola mi sono tolto. Vuole formato famiglia. Figlia Station Wagon. Che smostri niente. E io che mi sa che sono andato da fare quarti cesari. C'è una bambina, altro che tutta l'acqua. Carlo, piuttosto, se lasciate tutti i puletti e in ordine. Thank you.
zacco, sono all'aeroplane. Questi piatti dentro le pareti stomacali. Dopodiché arriva questi crisomani che si vede. E chiede se è mordevo, se qua in zarraia, ciappate di casa, ciappate di sciopero, non global, che sono un monotonico, le pulizie che erano specchi. E la mia digestione si complica, che più di gente di casa e non posso tirare la gente. Si scocca. Ah, che c'è di che ne va? Un paio di corpi, che quattro di corpi, ma fai tutto su scompuso la mente intestinale, niente. Come ho? No. Ah. che smare, che ne so. Dai da questi. Le dico lo che vuole, guarda, ma come? Dai da voi. Assumo, guarda. Si vede tutta questa cosa, ma si dimostra forza, forza stavolta. La finestra! La finestra! Mare, già ieri mi avete detto, mamma da lì, che ci fumo? Il rinito di figlia mia, ha sciupato le quattro lampi. Carmi! Carmi! Ieri che ti quattro! Ancora com'è? La più dolce con tutti, strada che trovo.
Capannone, sei
Dicevo, non esagerare con i racconti di guerra. Lei ha raccontato la guerra di suo figlio, guerra. Fantasiosi. Ma che fantasiosi, voi vedete un disegno di perciò tutto deve essere perfetto, non esagerare, ti raccomando. E tu, mamma, scriva, tu mano tutto coso, guarda le fotografie, ma soprattutto scrivi. Adoro, mi scrivi la mia biografia, sarà sicuramente una bestia sella, se vuoi la roba è vostra. Una bestia sella? Allora, posso cominciare a raccontare? Allora, mica muovi. Ti racconti Giuseppe Garibaldi? Ogni tanto, se no mi consolo fuori. C'avevo la dolce o che sia.
lo prendi la sera e evacui la mattina. Mi lasci perdere, no? È una no, che è troppo geloso, lasci perdere la signora no, ma chi è a dormire che ti fa quel tempo? Chi è una cosa? Ma che te le dici a fare? Ma che te le dici? Non me le dici. Ma la mia nipotina, dove se ne lasci? Ah, io ti chiamo mamma. Che hai preparato tu che ce n'è? Quando è buono? E la sottomarca, mamma. Ma un po' te la chiamo. Facciamo una surprise. Che c'è? Ah, addosta. Vieni a vedere chi si sta, guarda. Il nonno. Ciao. Ecco la nipotina di Capamonta. Capamonta. Alessandra. Si è fatta bella, tutta mamma si richiappa, meno male, si richiappava a lui e ci aveva messo con lui. Purtroppo lui ne è scelta di mia piacere, aveva bene che preso la rughetta da me, l'ho finito e ti è piritata. Quanto è nata, tanto è venuta, ma che fai la madre, no, la maglietta. Ma lo sai? Non lo so, non lo so.
La mia nipotina? Da Maria di Filippo? Sì. A breve la vedremo sul grande schermo, ad Amici. Addirittura? Sì. Mamma, me la nipotina amore. Sì, mamma, sì. Che soddisfazione, guarda quando me l'ha detto. Non c'è cronologo, Mamma mia, quando me l'ha detto non ci credevo. Ho pianto 2 giorni, 3 notti. Su, mo anche il tuo Carlo viene su bene. Sì. Carletta è proprio brava. È troppo svelta. Si vede. Sam, si assomiglia tutta la mamma. Tutta la mamma. Ed è tua mille interessi quel ragazzo. Guarda sempre che cringe colpo di me, leggi, scrivi, mi stai tipo un po' guarda. Ama studiare? Sì, mi piace la scuola. Quando arriveranno tutti quanti a terza volta? Sì, beh, le fome, come sarebbe il subito quando ti le pette le reglie, che va tremita. Magnifico, un matto di fuoco, alla tentata di una cinogna. Gigi, che tu dici? È un po' che era. Sì, miei, che fa sempre tutti così osse. E te vuoi dare la panza? Pinza la panza tu! Dopo mi fanno il foto, si vede? Dimmi, come va? La grande attività si ingagliare. Ma mi viene un lavoraccio, vaffa, guarda che a fare delle canzoni da che non lavoraccio. E lo farai, i cappette mogliano rei, i cappette mogliano per tenze sindacali di qua, e la mentele di là, delle capo squadre, e poi le filate, organizzare le manifestazioni, partecipare alle direttive, guarda, un sudore, che tu non hai idea. Non ci sono. Ah, Gigi, dimmi fare, io e Tom, se non mi fa di... Momenti si sciupato per farlo sulla canestra. Ma si tu fa perché muovi, ma che lei ha una bella scopotta con ciacco. Ma proprio per quanto si riparo sulla canestra ti trovo una fatella. No, lasci me, si ti condisci tu che vuoi, perché muovi. La ma salvare le palle, perché la ma abbastanza. Come
studiando con attenzione, senza accelerare troppo. Perciò avevo fatto tardi, vero? Ma Patro mi ha abituato al traffico di Roma. Sì, così stumutaggio. Comunque, andiamo a scuola. Dammi, mamma, che posso fare anche la lei. Assitta, assitta che la sono a fare. Sì, che stai facendo? Ti posso fare una traccia? Allora, Emilia, come stai? Bene, sono contenta. Significa che in base a quale vi siete mossi,
che il corpo fa quelle che la coach dice. Pensa e desidera. Oh, brava, hai capito? Brava, brava. Allora dice a me l'amore, desidero avere un bambino ed essere incinta. La mente vince il corpo, non ho più bisogno di farlo. Insomma. Un buon istruttore di yoga. Praticamente hai visto la capelli? Sì, sono capelli. Desidero essere serena. Sì. Digerire nel modo giusto. Mi concentro. Resisto. E ne vai un po'. Questa carta sono capito. Sorelli. Sapete che ruota? Qua? Come sto?
professore di canto, maestro di ballo e titolare della scuola di ballo. Allacciamoci nel tango, zanza, zanza. Allora, professore. Oh, pronti! Tu mi vuoi di decia, sembra magna, tu mangi tu.
caso, amore. Mimì, la vigilia, alla vigilia ti danno fede alla tradizione, astinenza e digiuno. Perciò l'umagnà e l'umenù rigorosamente militare. Ci ha pensato papà Carlo, ci ha pensato. Scatti la narrazione K. Dai, il pasto è frugale. Più che frugare, è frugare a frugare. Abbiamo pensato di, faccio pensare, di partire con dei tanti pastini di mare, e due vongole veraci, due cioccolini, due cannolicchi, due ciuccarelle, bollicetti, scambetto, un bar a cucina. Tendrà solidini. Due per ogni cogna ci mettiamo. Facciamo una moto di cogna, logicamente due, tutti dentro un bel piatto grosso. È il vino che dopo. Poi il baccalà. Il baccalà pure il pesce. Il baccalà è tutto essiccato. Il baccalà, siccome diciamo, il piatto tipico della vigilia, ci siamo schizzati tutti. Quello sopra, con la cipolla, dove sotto la coppa, sopra la coppa, il baccalà coppa, allo forno, fetti in pastella, con la morte sua, la nostra grande spinaccia, il peperone arrosto, le patate adesso, la cipolla. E le olive? La legge mi piace. E poi la frittata, è tipo lo stichetto, è il mio frittato e l'altro. Anche le patate, anche le patate. Esatto, perché ognuno mi piace una frittata diversa, però non è sbagliato. Se mi metti un la cipolla, un che le patate, un che le peccone, un che le sacchette, un che le pecchette, un che le pecchette, un che le pecchette. Abbiamo fatto un frittato un platino, ma la frittata se ne assodite, la principale Federica, la voce di Dio, però tu muori. Guardate, sono 11 citurami. Questa è la gente, eh? A Peduno. Con il sugo di baccalà e il tonno poi lo serviamo in, una, in un piatto tonno. Si chiamava quadrato, poi un po' di frutta secca, la frutta secca ce l'ha con le carnagine, la carnagine con e senza la merda, la carnagine di briciotto, quelle di figa merda, quelle di figa calda, tutte le guardie di carnagine del mondo, poi portare panni, ceci, pave, pizze, panini, Coca-Cola, arancia, gliela, panini, con le pizze, con la pomodora, vedetini sulle pizze, fra i ceci, sumente varie, di schiaia, berichina, granale, Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè.
State battendo tanto capatù. Luigi, cosa sta facendo? Ma chi l'avrei a buscare che papà il capitò? Vuoi che c'è il capo il capitò? Senti, posso riuscire di me? No, Alessandro, ma poi mi vado a lavare. Non ti pare? Mi metto pure il lasonnillo alle maniche. Gigi, senti, via, ragazzi, dai! Che la sono Sai, fosse mocca.
Lazzo Samaria Reina! Mo su spiaggia una orecchia, una gola! E mo su spiaggia pure io! Mamma! Schifo! Hai capito? Cosa le ha fatto il gatto di zia Margherita? Se l'è mangiato il gatto di zia Margherita! Ah, gola! Mo si moriva per il ridere e per la voglia, capito? Ma schifo! E come lo faccio alla mamma? Come le fai? Ma che schifo! Guarda che le stai facendo il capo, tu lo mangi! Ma mai te lo capo dopo! No, 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 ma non mangi! Che schifo! No, 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 no! Mamma! Mamma! Mamma, vedete se posso niente per cenare! Stop, no? Che voglio ricordare Natale? Voglio ricordare Natale per un capitolo?
manie. Oh, c'è salvato capitano, tradizione, tutto, me lo mangio tutto io, sano, sano. No, no. A cavallo. No, non lo fa. Non vuol dire un po'. No. Non lo fare perché ti fa male. Ma che me la fa? Ma io tengo un friggere, non la faccio con la cosa, ma non lo fa. Se devo uno scoglio ci faccio la breccia. No, devi sapere che il capitone appartiene alla famiglia dei gatti lontarici. Il capitone, la femmina tutta degli anguilli. Però se la chiama capitona. No, in cerco, però lo chiama un capitone. Chiama le scorte in cerco. Il capitone vive negli stagni putridi, si nutre di insetti, di larve, ha il sangue velenoso per la presenza di ittiotissina. Ora, se la sua carne viene ben cotta e ingerita in modi di quantità poche, i nostri succhi gastrici, succhi stomacali, o stomacali, perché dirlo, i nostri succhi gastrici riescono a smaltire quel detto veleno. Ma se ne ingurgi di 4 kg, come vuoi fare con noi? 700 grammi. No, ti fa male. Che me la fa male? Che me può fare? Che me può fare? Come che ti può fare? Ti scombusso dall'intestino irrimediabilmente. E magari? Ti resta tante. Attendalo, capitano. Calmati. Tu non sai che tuo nonno, che è mio nonno, mica è uno accusato. No, caro Carluccio, nella sua lunga e travagliata carriera militare, mica da quello suo figlio, soprattutto morto, sono stato, è stato costretto a mangiare di tutto per la fame. Pensa che quando io stavo combattendo la guerra d'Africa, per la fame, mi sono mangiato un serpente boba. Guarda che capitone, guarda che un po'. No, ma che dico? Boba bandarsonia digitata della specie delle bombacee. È uno dei giganti nel mondo vegetale. È un albero che ha la circonferenza di oltre 30 metri. E qual è il che quel serpente stava per l'Italia? Forse volevi dire il serpente boa. Esce bello, boa, un po', sembra una serpente, sembra una serpente, un serpente. Rettile o figlio della famiglia dei boi. Ti pare che sia pure boia. Ma è troppo grande. Pensa che quando gli altri una pecora tutta intera, vedi lì. E che per cosa vuoi un po' di peperone? Che male. Dove mangiare la pecora? Comunque, scrivo, un nonno, come dicevo, la fame. Quella della guerra ha mangiato di tutto, tu pensi che una volta, sempre durante la guerra d'Africa, mi ha invitato un negus della tribù del mio nome. Come si scrive? Ma quella femmina mi fa il maschio della guaglia, quando sente la femmina che fa capisci che la femmina sta in cerimonia. Allora mi fa dicevo questo ma che lemo che invece si chiamava il capo tribù. Mi ha detto, e come mia mamma, che mia mamma con i suoi due giambo a valicare un furi, uno per la guappa, e mi ha detto,
Laura, aga son boroso, boro, grazie su Laura. E là si ci mette c'è il boroso, per il boroso, allora metti il tuccetto. Ma che significa come ma niente niente. Dicendo. No, quello
c'ho i macalemo con me. Mangi, mangi, buona, buona, mangi, mangi. Tu sapevi mia figlia, ma che le... la chita non si scitta. Mangi, mai. Poi tu che se ne ci vuoi vedere a bere, che capo le adesso c'è un guai. Ah, che l'ho individuato. Ma il macaco si trattava del macaco dell'Africa settentrionale. Stavate all'Africa settentrionale. Esce, ma c'è l'Africa settentrionale. E poi quel che appartiene alla famiglia dei cercopiteghi. E infatti che sono la cerca. La cerca. Sì, sì, ma... Non so capito, da un'ora come un video qua. Ma gli altri, ma che cazzo? La notte del Santo Natale è stata veramente meravigliosa. Moltissimi abitanti del paese erano in chiesa, raccolti nella preghiera e nei canti della Natività. Mi sono commossa. All'uscita, una leggera coltellinella copriva il sagrato e le stradine della nostra cittadina. Io e mio cugino Carletto, insieme ad altri bambini del vicinato, giocavamo eccitati a lasciare le nostre orme sulla neve fresca, che venivano subito ricoperte dai grossi fiocchi di neve, che lentamente continuavano a cadere. Che bello! Intorno, luci colorate soffuse, suoni melodiosi e il voci attenuato di persone che si scambiano gli auguri rendevano ancora più magica la notte santa. Appena a casa, mi sono subito addormentata ed ho fatto sogni bellissimi. Questa mattina, Natale, ci siamo alzati tutti un po' tardi, ci siamo preparati con difficoltà, soprattutto perché il nonno si è barricato nel bagno, cantando inni di guerra per non farsi sentire. Quel grosso capitone di 4 kg, svelato da tutti, che per spavaldire a nonno Carlo è ingurgitato, gli ha fatto un effetto a dir poco dirompente, mettendo però fine alla sua andosa astinenza. Ora corro di là. In questo momento sono tutti in salotto. Abbiamo finito di consumare un superlativo pranzo di Natale ed appena dopo il dolce del caffè si apriranno i regali. Non vedo l'ora di sapere se i miei desideri sono stati tutti esauditi. Vado. Mamme mi hanno fatto un'impressione polpettine, lui
tutte perfettamente uguali. Arrivano e biglie di quando eravamo ragazzi. Cosa scuoiava il mock? Ma lui, se ci sta lo cardone, per mo' è nata. Ma lui, chissà perché lo chiamano cardo? Tu mi sei a Gigi, dite. E io lo so, perché non lo so io. Io per quello mi chiama cardone. Una cosa la voto. Non mi chiama cardone, perché diciamo che... Quelli che la reventavano, l'urtulana che la reventava e le pennava la piazzotta della Verdure, si chiamava Riccardone. E erano grossi, erano zebabà. Era una cosa sproporzionata. E la gente, allora per gentilezza, come segno di dolcezza, Riccardone, chiama Cardone, Cardone, ti auguro tu che le mendeva. Ma sei sicuro, Gigi? Carle, è vero? È vero come dice zio? Ma care Cardone, Cardone, Cardo, Cardo, Cardunculus cinara, pinnafide a radice fittonata, pianta antica di colore verde grigiastro tendente all'argento. La infiorescenza è quasi simile a quella del carciofo, da cui differisce però per il suo modesto ricettacolo floreale. Anzi, magari Cardone e Cardone, la piazzata della Verduccia. Papà, vieni. Aspetta qua. Aspetta,
Questo è di Ludovì. Ludovì? A quale? Carletto. Carletto. Anche questo di Carletto. Dall'Aquila, grazie. Questo di Carletto sarà da parte di Paolo. Sì, sì, a parte mia. E ancora Ludovica, ecco qua. Sì, possiamo andare di là da qui di regalo. Oh sì, andate di là. E non fate la commedia. Anche a padre la ziolla, no. Ma... Alessandra, ma... Allora, a capo mondo non so cosa, ma qua stavo sentire la poesia a Natale. Ma no, ma come no? Ma io mi preparo tutto la busta. Ludovico e Carletto, non è mai più alla scuola materna elementare. Sono i grandi. Alle medie e alle superiori, non so se chi è a imparare la poesia tradizionale. No, più. Vero? Però oggi, mamma... No, non va nulla. Però... La più piccola di noi... Ti reciterà una poesia. Vai, Emilia, Emilia. Sì, una poesia che vuole esprimere il sentimento d'amore che noi tutti proviamo per te. E la sfiora alle lacrime e gli affanni. Mia madre ha 70 anni e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accenno, uno sguardo, un riso, un atto che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando china il viso, perché ho le basi la sua treccia bianca, o quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolore sotto un sorriso. Forse fosse la mia preghiera in cielo accolta, non chiederei di Raffaella Urbino il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cambiare vita con lei, darle tutto il vigor degli anni miei, veder me vecchia e lei, dal sacrificio mio, ringiovanita. Paolo, Patroclo e Luca,
ti dedicheranno, è vero, musica maestro. Altro che manifestare rispetto e affetto per me, il vostro padre.
Maria dice una cosa importante. Poi fa pelle in gonna. Dici, mamma, sei curiosa. Dai, mamma. Io e papà, se mi pensita, se mi dicesa, sì. Che dopo che giorni che gli arrivisce da campana. Ah, mamma. Ma di campa di 100 anni. Ma che faccio da figli? Ma di chi c'è andato? Ma che è su terra pure a lì? Mamma. Dicevo che le poche giorni che arrivisce da campagna. E dai, le vorreste ma passare, chi ubbice la vin, alle feia luce. Che bella bellissima. Finalmente una saggia decisione. Sì. Finalmente. Ah, mamma, da quando è che ti tengo a te? Oh, mamma, tu e papà, perché non venite a trovare a Modena una settimanella, stiamo a unire? Le porti in giro, ti faccio vedere il duomo di Modena. Facevano, e a papà le portà alla fabbrica del parmigiano, le zenze, sì, dei prosciutti di pera, e poi tutti quegli agriturismi, e la fortuna che lei mica grande musica. Mamma, che gli altri, ma tanta volta di sì, signora, ma adesso sarei proprio contenta. Si vede? E vi farei visitare il Centro Internazionale di Yoga. Detto se veniste a trovarmi. Ma non si difette una volta in agita? Nuvia! E tu dici anni che gli hai venuto, mi scusi? E alla casa nostra ci siete messi per una o due volte soltanto. E per noi che sono tomato uguale, tutti caramelle. Ah, mamma, che andavo a dire di meno a Roma? No, quando che bella, te amo. Grazie. Sì, venite, venite, ma... Io sono romano di Roma. Ve lo conosce e vede cose che manco i turisti sanno trovare. Bisogno di
verrà con quello che voleva dire la signora Romanina. Sapete, lo yoga. Fa sembra
insomma. Però, secondo me, l'unica persona preni che si può i pure di mamma e papà è proprio Luca. Luca? È l'unico senza famiglia, vive solo. È single. È single. È vero, cioè, che se non lo locale, ma lui si canta già le cercate. Ma se è vero, vero. Chi meglio di Luca? È vero. Senza te, senza te e senza coniugi che ti fate loro avanti per vedere. Chi meglio di lui? Può assistere i nostri genitori, eh? Sì. È perfetto! Libero e indipendente! Sì! Sì, quella, guardate, quella va soccia soccia per l'acqua, perché grande sarci, che bella presenza! Sì. Però mamma e papà stanno a casa, si fa tutta la casa, pure gli arrabbiati tutto quel nativo, la bianca di tutto qua, poi si fa giocare la soccia, gli fa che le palle che stanno i papà, che sono la presenza! Sì, sì! Chi meglio di lui? Niente la moglie che gli rompe l'anima! Pure se ottima idea che le mie. Scusate se mi intrometto pure nel medesimo, ma della proprietà. Il campo verduccia, a masseria connessi ed annessi, a casa in paese col contenuto, che andrà solo a chi assiste mamma e babbo. Non ne parlate. Babbo Carlo è stato categorico. L'eredità va tutta a chi ci assiste. Prende o la sa. Effettivamente ragione. L'eredità è una ghigliottina. Ma vedi caro papà, però secondo me, conoscendo papà i 50 anni che conosce papà fino a giorni di... Vedi, stava scherzando. Stava recitando la parte, ci voleva portare un po' di sensibilità, davvero un po' di sensibilità, capite? Cioè, è categorico, però, come te, dice, la proprietà... No, ma stava scherzando, è da voi, se ti scordi. Ci sta mamma. Mamma stravede per noi. E che lì fa da galante, che lì sicuramente ci protegge. Sì, sì. Che fa, paga tutta la proprietà, Luca, tutto qua. No. Io la parte amore, pure. Lume, e lo vostro è mezzo per Dio. No, Gigi, noi pure volevamo la nostra parte. Ma è vero che... Sì, amore, hai ragione. Tanto, senti, ma ragione tu ne pensi. Però hai ragione. Grazie. Ma certo, Alessandro, è un diritto sindacale acquisito. Anche perché vi confesso che ho sempre avuto il sogno e il desiderio di aprire un importante centro di yoga. Con tanti massaggiatori. Sì, 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 tanti struttori. Guarda, né pure ne potevo rinunciare assolutamente. E con io sempre in questa panza e mi dicene con rullo specialista. Ma dopo Carletto, Carletto, brava Agnella, scusa. Agnella, mia mamma. E da studiarsi, liceo, università, master, specializzazione, ricerca. E dopo, mi la fatina è sempre le tante. Quasi mamma! Sì, Gigi, io col lavoro sono poco fortunato. Scrivo dal soldato, che ti aggiusti io. Tutti zetti, che ti scritto, lo fatite corrompere. E alla rinforzata, bevamo a Roma. Soli dei porti. Pagliame l'aspetti che non vi dico e accattavo pure l'aria. La vita a Roma è davvero cara. E mangiarti una pizza, cugino, ci vogliono 15 euro a capoccia. Se poi mi te carpate e mangia pure l'abbacchio, te sei rovinato. L'abbacchio?
Io senza bandiera non me ne la faccio. Cioè, va pure via a Roma, risulta presente perché tutte qui. Allora, riepiloghiamo per concludere. Amici, operai, scusate. Allora, per concludere. Punto primo. Nonostante l'amore sviscerato che noi proviamo per i nostri genitori, nessuno di noi se le potono portare. Cioè, per l'amore del tà, non per qualcosa. L'amore del tà, per motivi logistici. Sì, ma poi, per quanto riguarda la proprietà, secondo punto, per quanto riguarda la proprietà, a ognuno la parte sua. Lume, tu vuoi sempre di più? Ah, le pensioni che mamma e papà. Allora, terzo punto, Alessandra. Il terzo punto, Tiziano. Terzo punto, le due mezze pensioncine le possiamo cedere, cari operai, scusate, cari parenti, a mamma e papà. E cioè, scusate. La pensioncina di mamma e papà. A Luca. Visto che la stessa cosa. Visto che la stessa cosa. C'è posto. Sì, se li tiene in casa. Sì, le mezze pensioncine, mi sembra. Vada per Luca, da. Sì, allora, siamo tutti d'accordo. Vada per Luca. Va bene, sì. Il contratto è firmato. Sono venuto. Me ne sono dato una grande figlia. Mi sono scolto, non mi sono letto. Ma dice, dai, vita lombarda. Ne fai la canzone, no? Eravamo tanti amici al bar che volevano cambiare il mondo. La pochissima, mi sei sposi. E lui che ti ricoccia essa. Buono potere. Prendete cosa, non ci sta. Nisciù, dai un barretto, stava. Luca. Allora Luca carissimo fratello. Luca. Voglio essere Luca. No, vuoi essere io, prego? A congratularmi con te. Bravo Luca, bravo, auguri di cuore. Bravo. Congratulazioni. Grazie. Sono contento, sono proprio contento. Congratulazioni. Auguri Luca. Che so fatto? Ma niente, sono vinciute a lotteria di Capodanno, eh? Un bel sito che insomma anche accattato un più occhi, eh? Ma di chi? Di più di io. Di più. Un contratto. Di più. Anche in televisione ha trufolato. Mi voglio di più. Acqua. Ma no, non te ne pazzi, non te ne pazzi di proprio. Meglio a sé. Ma vai. Di più. Ma un po' di rai, sì. Ma dai, sì. No. Il modo di dire il tuo fratellone più grande. Mettiti comodo, è una super notizia, tutti insieme, all'unanimità, abbiamo deciso. Dai, l'assistenza dei nostri genitori. Ci pensi? Non dava tanto più alla. Poi il Daniele mi dava una volta all'anno e tu tutta là. Però sono dispiaciuti perché ogni una volta all'anno e tu tutta là. La mia Emilia.
figlia, guardala! Guardala com'è disperata! Abbiamo così sofferto! Lei è così sofferto! Sì, non sta male, dici sì! Tutto lontano! Immagini di quanto si è costata questa decisione! Che bisogno che dire? Secondo te? Grazie! Grazie! Veramente, il vostro affetto e la vostra decisione così proprio presa disinteressatamente mi riempiono di gioia. Ma senza te? Ma che buono! Ma sei buono! No, 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 così lo dico. È sensibile, ragazzi, senza te! Prima tutto quinto, ma l'anno... Prima! Sì, sì, si veste! Però... Allora, hai capito là, eh? A poco, sì. Allora, papà e mamma, sì. Devo cosa? Alla prefere dell'acqua. È certo. Più tranquilla, più tranquilla. Sono tranquilla. Questa miniera è lunga, immagino. Dan cosa vende? Cosa vende grossa? No. Cosa vende grossa? Antica, per l'amore. Però mezza roba, luciondo, trupaiosco, tutte le comodità. Eh? E beh, alla casa mo. Alla casa mo, monologare, un camerotto, un bagnotto, che papà può fare fatte a sinci, non domanda. Si sciupato, sì, se lo vedete, si spagnerà, ci ne rimasto. Però poi è dato un bel po' ci sta lui anche. L'anno, dettagli, la terra è rotta. C'è una volta all'anno. Mica caduta, eh. Tutta la guerra, sa. Ah, ma per la peste del rumore. Ma da qua, come mattino il mondo, vai alla casa ci stingo mamma. Soprattutto la notte, però. Ma non ti preoccupare, che le torno. Che le salto appunto, vicini, e ha le soldi! E adesso è a posto! No. Tutto a posto, troppo! Luca, 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 Luca! Meno male che Luca c'è! Così ansioso, è triste, no? Però, mo, le sono spuntate in amore. Sì! Chiedi, chiedi! Dove mi siete permessi? Mamma, dove ci siete pinzizi a prendere una decisione del genere senza mai interpretare? Arco! Arco! Non ho fatto anche la guerra di Spagna.
da Bilbao a Madrid, a Santander, a Padova. Come si scrive? Caccio la longa e scrive. Allora, forse faccio una titolo in spagnolo. Chi toma il vino se emborraggia? Scrivi. Chi toma il vino se emborraggia? A voi si emborraggia. Il nome lo vuoi sembriare. Allora siamo pronti, la pilota pensiamo forte. Sì. Abbasso il bicchiere. Il brindisi inizia col bicchiere, d'altezza mio colare. Io meno, a meno che tu non mi prendi la spalla. Poi man mano che sale l'euforia si alza fino all'apice e dopo si abbocca. Allora, chi toma vino? Forte, chi toma vino se emborraggia. Chi toma vino se emborraggia. Chi se emborraggia va in tierra. Chi se emborraggia va in tierra. Chi va in tierra duerme. Chi va in tierra duerme. Chi duerme non piglia pesci. La ragione c'è che tu non attendi da quanto non lo attendi per niente. Ma tu mi vuoi un allora ricominciamo. Chi va in tierra duerme. Chi va in tierra duerme. Chi duerme non pecca. Chi duerme non pecca. Chi non pecca va in cielo. Chi non pega va in ciel. E se vosotros in ciel volete iros, benetos, benetos, benetos. Benetos, amigos. Sfiatati vos. Non fate la faccia da che state a litigare per l'assistenza di mamasse e papasse. Ragazzi, io lo conosco poco, il signor Papagallo, ma voi che dite? Se ne sarà accorto che stavano distizzando? Elsa, ieri da non scippo. Quill, è pur veniena voleb. Però, mo, pensiamo alla cosa importante. Abbiamo capito bene che anche Luca non voterà mamma e papà. E siamo la porta soglia di Rino. Giusto? Giusto? Giustissimo. Allora, se siete capiti, io ho bisogno della mia libertà, dei miei spazi. Io voglio inseguire i miei sogni, volete capire? Gli amo soltanto la parte, amore, dell'eredità. E basta, ne ho bisogno. Guarda, ma... allora è tutto chiaro, no? Non vuole. Ama io mamma e papà, e io ama dice. Ma, fa, con tutto il cuore e l'anima, ma non possiamo assistere. Da, tutta la proprietà a Carnet e ne la parola. Anche la scontrazza, ma ti smetti! E allora che fa fare? Gli diciamo una breve di invasi, mamma e papà. Dove se la trovo? Ci pensa proprio. Ti fa l'infermiera, ma punto la sguaglia. Ragazzi, sentite, la fantasia di certo non si manca. Ma perché con le tutte scuse non rinviamo e rinviamo? Oltretutto, papà Carlo mo ha quasi 80 anni e anche se non ne sarei molto contenta, sia chiaro, prima o poi... Siccome vedete ciò, cioè... Dei, Alessandro! Ma Alessandro, ma
come? Cosa pensi? Ma cosa pensi? Noi, lì, la razza non siamo una razza longina. Nonna mi dio. Nonna Emilia. Ha cambiato 93 anni. E Sciorro Ruggeno ha cambiato 97 anni. Ma sì, come sei morto? Io avevo la macchina a 150 all'ora. E io avevo cantato, noi siamo i giovani. Dico, ti non fai uno stop, sei da piccicato. Non sto sicuro che cazzo ti dice una stufoca. Tutto lo colla qui. Tre settimane più lungo. Però, mamma, ne vuoi per con il papà spupacco? No, assolutamente. Lo spezzi? Dino libero, signore. E non sai. E non sai che mi fa. Non gioia, mamma, non gioia. E va bene. Caro lei, mi va buona lì, per ovvi motivi. Proprio, e ne va qua, andiamo per la badante a Rumè. No. Scanziamo a papà quella, pure che era uccidì lì. Se ne molto in cerimonia. Ehi, lo scandalo! Aumentiamo la famiglia! Cioè, se me ne qua, andiamo a spartare la roba, la pure noce. Allora, Gigi, so pensare. No, dici una stupida. Un bacione, un bel risulto oggi, è andato coi a coi, a cattocca a tocca. Gigi, potrei... La pesca del bene invece! Come sei fortunato! Ma come? Adesso tu che dici? Come? Se ne non si parla? Ha ha ha.
è più vicina. Stesso zero, stessa aria. Lo spostamento sarebbe minimo, cioè. Molte immagini che i poveretti a Modena, Gigi, con lo smog e la nebbia. Ah, che schifo. A Roma col traffico, la confusione. Ma ne sarebbero devastate, cioè. Cos'è il clacchetto?
anche volgarmente chiamato. Tic-tac! Tic-tac! Sì, sì. Quando ero in Vietnam, in guerra, vennero al campo per rallegrare un po' il morale della truppa. Ginger Roger, San Bettetti, Ginger Roger, una ballerina alta, bionda, nera di quando si scende, e insieme a Fred Astaire. E hanno fatto lo spettacolo lì per sicuro. Sì, e a un certo punto Ginger ha chiamato un soldato a ballare con lei. Non a caso. Giustamente poi a parlare di lui. Ma sono stata perché scrive che il nonno non è un vantaggio. Però non lo sapevo che parlavano. I 10.000 commilitoni sapevo un zitto. Ciao. Ciao. Una bracciata con una frusta di abbiamo tipo tappato tant'è che alla fine Ginger mi ha detto praticamente mi ha detto Charlie tu balli meglio di una butterfly mi ha detto ma no butterfly no butterfly il papillon e mi ha dato un kiss. Adorate 3 ore e 27 minuti prima. 3 ore e 27 minuti prima e dopo. Quando si spiata? Certo che sono spiata. Però scrive dopo nonno, come che l'ha spiata? Io ho fatto la respirazione bocca bocca e il massaggio cardiaco. Però nonno scrive. Se ricordava il buon sugo, stava a destra, a sinistra. Allora, che ho fatto non ho tra parentesi, per corretto un esclamativo, l'ho preso tutte e due. E da una bombiana a destra, a sinistra. Dopo un po' di pompiate bocca a bocca Thank you.
una carne di scorpicchiere. Papà, e mo, raga, è troppo fine nelle sue osservazioni, è vero? Ma la fa suo modo. Che strano. È tutto a doppio senso. Artigi d'Abruzzo. Vedete fa l'utente. Tragico incidente nella periferia di Chieti. 3 morti e 2 feriti. È il bilancio dello scoppio che ha distrutto ieri notte un appartamento. L'origine del disastro è stata la fuoriuscita di gas da una bombola contenuta in una vecchia stufa. Salgono così a 37 dall'inizio dell'anno le vittime di incidenti causati da fughe di gas nel territorio nazionale. A questo proposito, per una maggiore sicurezza, vi invitiamo a controllare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza delle apparecchiature, in modo particolare quelle alimentate con bombole a gas liquido. Prudenza, raccomandiamo prudenza. Passiamo ora alle notizie dello sport. Prudenza. Altre che prudenza, io le so sempre dentro, e le dice sempre. Manda la stufa, se fanno di vecchia, ne bonicchia, dai, aiutare lo ferri vecchia. Tutti le giovolta, il comune, ricciovalo, portate la notte. Lo vai a tutta questa campagna. Che disastro. Ma sta attento, così è nuovo. Andiamo a con la torbella. Che qua è il problema? La puta ti scurda a cambiare la guarnizione al cuore. Sì, e che fai da te? Bisogna stare attenti a tante cose. Se l'accensione è avvenuta veramente. Perché poi il gas esce e riempie la stanza. E YouTube? E YouTube non è resto ingallato. Amore, tu è? Così no, esce lo pass e succede lo patatrac. Ah, e no. Sì. Però, la stufotte è comoda. Ah, sì. Devo le robe in legge. Ma chi le può costare ogni camera? Anche che braciere, ciumonere, proprio l'acqua calda. Lo braciere è pericoloso. Non la stufa, c'è scemo. Succede uno su un milione. Poi tiene caldo. Scalda, che è una meraviglia. Sì. Ya, quasi quasi. Ti la cantosa, mamma mia, papà. Senti che è lì. Tutte quelle guerre. Sì, dai, è un'ottima idea. E poi c'è le mezzo se fracino, forse fa pagare. Sarebbe un ottimo regalo, eh. E poi, in camera da letto, sarebbe la morte sua. E si risolverebbe il problema. Ma io che te lo fuoco là, e sei morto con la camera da letto. La sua camera da letto. Ma ne sei che è una bella pensata. Sì, allora, sì, allora, sì. Ma allora, allora, non facciamo una cosa, adesso noi dobbiamo andare al centro commerciale. Ma passiamo al reparto elettrodomestici e me lo dobbiamo mettere. Ma che bella pensata! A me mi una politica. Sì, c'è voi che sono io. Jesse, vieni con noi. Andiamo a fare un po' di shopping. Questa è la a me mi allora. Ma che io mi dico, no, vabbè, io ce l'ho parcheggiata tutta a tutt'ora.
facciamo? Ah, se no ci posso di andare a piazzare un brodino. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Faccio sì, mamma, siete sprechite da quelle di solito. Ma no, quasi niente. Ma se magari tu non condui, non con di vino, io ti posto di pochi e boh. Mamma, faccio sì, un succo da passeggio di festa. Quando si sta buono, tempo volmo. Però mamma, volevi dirci che la richiesta fatta da te, papà, è stata esaudita! D'amore! Sì, non avevo dubbi, mamma! Non avevo dubbi! Candasi di chi? Allora, sai che faccio? Mo vai a fa subito, subito le valigie, poi ci ha portato anche bene, ma solo! Oh, mamma, ne va stile! Mamma, fa lo frode, inna! Ma che no, siamo da me, mamma! Ma se mette, ma te la diamo! Tra due, tre mesi a primavera! Ci mettiamo tutti d'accordo e... La primavera! E gennaio, febbraio e marzo. Salute! Dai! Ho fatto frutta, andiamo! Signora mammalina, siamo tornati! Oh, sono andiamo! Abbiamo fatto un po' di soldi! Avete fatto bene! Avete fatto bene! Abbiamo trascorso vacanze speciali insieme! Peccato che sono volato queste feste! Peccato, però sono contenta, sono proprio contenta. Sei contenta? Sì, lo so. Anch'io sono molto contenta. Una candellina. Ieri ho fatto il test. Te la patente, mamma, lo si fa stare. Ah, mamma, il test. Oh, positivo. Pasqua, se Dio vuole. Sì. Comanda, vada a darmi.
Papà, se ti fa arrivare, ti rina una caporata in bronte. Già se posso la fotografia in casa. Ciao, amici. Ciao. Ciao, mamma. Guarda, figli, mi capisco. Signora Mamanina, grazie di tutto, davvero. E ci vediamo alle prossime feste. Ci tenga a porto. Noi ci salutiamo sotto. Sì, sì. Ciao. 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 Piano, piano, piano. Piano, mamma, piano. Metti un po' di tutto. Vado, lo butto in braccio e avessi un giubullato. Sì, ci penso io. Vado piano piano, starà neve. Le sì, sì, ciao, ciao. Amore, guardi, vedo tutto quello che mamma fa. Ciao, Gesù. Mimì! Mamma, già ne sono preparato, sto parlando della bella camera da letto, già ne sono picciato, con le funzioni. Non è una parola, sbagliato. Non te lo trovi più, ma andaci a d'accordo. Ciao. Mamma, io volevo salutare papà. Dove sta? Lui ci la caricherò. Lo voglio salutare papà. Ci diamo le mie. Ciao, mamma. 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 Agnetto ci rompe. Thank you.
Ma se fuori subito, fidati di me! Lei non ti fonda! Ma se fuori! Che cos'è? Con me? Le mie vacanze sono iniziate bene, ma sono finite malissimo, perché appena siamo ripartiti è scoppiata la bombola del gas della stufetta nella camera dei nonni. Essi sono salvi solo per l'esperienza di guerra e il coraggio del nonno. Il fatto è stato grave, ne hanno parlato anche i giornali e la televisione. Io però non capisco perché mamma, papà e gli zii hanno dichiarato che la colpa sarà della stufa, che era troppo vecchia. La stufa, invece, era nuova perché l'hanno acquistata e regalata ai nonni per la festa di Capodanno. Ah, una novità. Per l'Epifania torneremo di nuovo qui a casa al Bordino. Un altro bel viaggio. I nonni hanno convocato tutta la famiglia. Io e mio cugino Carletto speriamo in tanti bei regali ancora, anche se siamo soddisfattissimi per quelli già avuti. Ministero.
Chiedo la parola, signor giudice. Prego. Grazie. Amici, operai, il mio discorso... Scusate, ho sbagliato di... Scusate. Mi chiamo Luigi Scassaguerra e sono il primogenito della famiglia. Vivo a Modena, dove faccio il sindacalista a tempo pieno. Confesso che ho indetto una manifestazione di protesta contro i nostri genitori più per dimostrare ai miei parenti le mie capacità organizzative che per altro. Purtroppo tale manifestazione democratica, pacifica, direi scherzosa, è degenerata per l'infiltrazione di frange estranee. Vedete, cari genitori, io e i miei fratelli siamo innocenti. Sì. E allora chiediamo perdono. Sì, perdono. Così per finire. Io, signori giudici, posso solo dire a mia discolpa che quando accadevano i fatti non ero me stessa. Sette scemi, io, signori giudici, soffro di colite, mastico, cronico, cuto, con diarrea nel polso. Thank you.
diavolo Martino, al secolo Luca Scassaguerra. Ed è con profondo rammarico che ammetto di essere colpevole. Ho partecipato al sabotaggio della stufa assassina senza rendermi conto di quello che stavo realmente facendo. Quando ho scoperto che mamma e papà si erano salvati, ho ringraziato il Signore. Ho ringraziato il Signore, sì, e ho capito che non mi sarebbe bastata tutta la vita per espiare questo grandissimo peccato che avevo. E allora ho deciso di indossare questa veste e di chiudermi in convento. È meglio spiare la mia gravissima colpa. Perdonate. La parola all'avvocato difensore. Signor Presidente, signori della Corte, è vero, secondo la nostra legge, secondo la nostra morale, gli imputati devono essere condannati all'ergastolo, al carcere a vita. Vi fu un giorno però, e vi sarà sempre, malgrado noi, un'altra legge, quella dell'amore. In questo mio intervento non farò considerazioni, non chiamerò testimoni, non porterò prove a discolpa. La mia ringa consisterà solo in un racconto antico, ma sempre a morte. Grazie. Nell'antica Grecia, culla del diritto e della saggezza, una volta fu discusso il caso di un uomo al quale gli dei avevano promesso l'immortalità, ma in cambio gli avevano detto: vai, uccidi tua madre e portaci il suo cuore, questo in cambio di quanto ti abbiamo promesso. L'uomo, allettato dall'idea dell'immortalità e di altri benefici, va dalla sua mamma e lo uccide. Le strappa il cuore e con questo cuore in mano corre lontano, ma nella frenetica corsa l'uomo inciampa, perdendo dalle mani il cuore della mamma, che scivola più là, nella tomba. Ecco, con questo vorrei dire, signor giudice, che la mamma è sempre la mamma, e che quindi non c'è legge che possa non perdonare una colpa così grande di questi figli. Vi prego, signor giudice. Grazie. Se questo fosse un tribunale militare, ci fosse bisogno anche di un processo. 20 anni di carte, fucilazione alla schiena continuate per vedere le vostre discipline. Tra di me. Se
se dipendesse solo da me. Lentamente di scappatura continuata la schiena. Comportamento vile, certamente, ma soprattutto mancanza di rispetto, sì, la mancanza di rispetto contro la mia persona, sono offeso, la mancanza di rispetto contro la mia professionalità. Voi, siete rimane all'età, avete organizzato un attentato a mo una mezza stufarelli con lo stufarelli in casa. E quella che i giudici del tribunale hanno portato come prova. Sì, sono offeso ed incavolato. A mo, il più grande artificiere antiterrorista, sminatore, figlio di puttana! A mo! La bumbola! Cari miei, solo per dirvene qualcuno, io sono stato agente della CIA, dell'FBI, dei RIS, dei NOX, dei VOSA, dei miei, e che me proprio di Gesù. Durante il regime nazista sono stato la guardia del corpo di un certo Adolfo. Ho sventato tutti e 42 gli attentati contro di lui. E siccome un uomo ci deve essere acceso vostra. Signor Giudice, chiedo una sospensione dell'udienza. Come faccio a essere scontato?
Ah sì! Ma cosa ti ha detto? No, ma con la tua bella Puglia. Spina di Barletta. Sei a zero, se non è. Dicevamo, la nostra nuora di Capamonda, oriunta Foggiana, potrà fare tutto lo yogurt che vuole, con latte di produzione proprio. Che siete capelli, con latte delle nostre mucche, che lei stessa pascerà e mangerà con le sue manine capamontine. Emilia la cardellina farà crescere Ninetta all'aria aperta, che era femminuccia la nipotuccia mia. Allo stato bravo. A me confesso piacerebbe andare a vivere a contatto con la natura. Hai visto? Che ne pensi, padre? Ma ci devo pensare. Però devo dire che mi stuzzica l'idea. Te deve da stuzzicare il fuoco. Stai caduta a prendere la fuggetta. Voglio da Modena, ma che vado a fare il delegato sindacale alle capre e le pecore? Per Luigi deve essere democratico. Se uno non vuole, non vuole, basta rinunciare all'eredità, alle 8 somme di terra incontrate a Verdugia, alle 4 villette a schiere che si sono fatte da uno per uno a Perugia, alla casa in paese con tutto il contenuto, venga la camera da letto, alla mia pensione, alla mia buona uscita che ho trasformato in buoni del tesoro, e non per ultimo il risarcimento del danno, perché l'assicurazione l'aveva fatta da casa, 800.000 euro, perché si chicca previdente, mi sembrai proprio tu parere un gallante. Sono due anni. Se la cosa non vi sta bene, potete benissimo rinunciare a un patto che mi firmate una bella dichiarazione di autocolpevolezza. Ci ha occupato la firma sotto per l'attentato mortale ai vostri genitori. E quindi c'è nelle carceri la pubblicità padrona, la faccia. Adesso a voi, capate. Bene, non ci sono altre dichiarazioni. A questo punto tutto ciò è detto, letto, confermato e sottoscritto in data 5 gennaio 2015. Ma non sentite anche voi uno sgradevole odore? No,
ci sei H5 OH, più acido muriatico, C19, H19, N7 o 6. Insomma, puzza a cappello. Ma che figlio lo dopo trovarsi? Che ci sta per l'altra cosa? Ma una lega! Abbandonare un processo, via un cesso. Cesso, forse.